Prova, prova. Bernard? Bernard? What the fuck? Bernard? Bernard, mi stupisco di te, che è domenica. Fanculo. E allora facciamo un'altra cosa. E allora andiamo a prendere... Allora, facciamo una cosa. Intanto ripariamo tutto l'equipaggiamento. Pronto? Scusa, ma la gente qua... Dove eravate tutti? Pronto? Addestrami un po'. Parliamo di affari. Affilato come un coltello. Allora, cervelliera. Ferri da cavallo da fattoria. Ah. Ma cosa fanno? Sono progettati per accelerare il trotto e il canter dei cavalli. Ah, sì? Porca puttana, costano, eh? Mazza chiodata. Ovviamente i bonk non hanno perforazione, non hanno taglio, ma il bonk fa 37. Scudo comune pare sia più forte il mio. Fammi vedere. Ok, è molto più bello pure il mio. Spada da brigante. No, banga, zucchetto, visibilità. Che bello! È molto bello, però minchia, molto più resistente il mio. Voglio trovare un elmo un po' più carino, affilato come un coltello. Un libro sul tema della manutenzione. Quanto costa? Me lo compro, non si sa mai. C'ho qualcosa da venderti? C'ho qualche cosa da venderti? Pare di no. E allora contratta. Can we do something about the price? Of course. We can try it. Of course we can.
ti do 50, dai. Well, a little more. Immaginavo, stronzo. Ti è 51. E fa che nabbi. Poi, in epoca medievale, leggere un talento estremamente raro. Sì, già lo so. Devo andare a fare la missione. Parla riguardo alle riparazioni. Ma tu puoi effettivamente ripararmi questa roba qui? Scusami. 657. Dai. Stavo per pagare tutto, invece voglio contrattare. $5.70. Of course not. That's not enough. Madonna, non ti incazzare. 5.90, dai. Hai visto? Ci siamo messi d'accordo. Molto bene. Quindi adesso c'ho pure la bella armatura, tutta bella armendata, tutto a posto. Fammi un po' vedere. No, non il codex. Guarda che bellino. Guarda che bellino. Ma qui mi ripari anche... E allora, dillo. Mi lavo anche in un trogolo, così, come posso. Ora devo mangiare. Per mangiare, vabbè, andiamo in piazza. Dunque, una cosa che volevo fare era, andiamo su missioni, volevo vedere se... Rovina. Gentilmente dammi un pugno. Ecco qua. No. Ti prego. Allora, devo picchiarmi con... Eccolo qua, Stephen. Allora, ci arrivo di qua. Che devo ancora battere lui. E poi devo battere l'altro. Coglione, l'altra volta che ci ho messo un quarto d'ora. Scusami. Minchia, l'ho preso in pieno. C'ha ragione a lamentarsi. Ah. Eccoti. C'ho tutta l'armatura lucida, eh? Che bello che sei. You're Steven, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh, yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? Beh. Take care. Wow. Poverino. Cioè, ho dovuto veramente darti due groschen. Mio Dio. Mio Dio. Lo rove, ma dai, poverino. Occhio che lo ammazzo. Mi spiace. Guarda, ti lascio tutto quello che c'hai addosso, ma... Poverino. va bene così, mi accontento, dai. Non ti rubo nulla. Pebbles? Eccoti qua, Pebbles. Allora, poveraccio. Allora, adesso devo andare da lui, batti Milan. Batti, batti le manine. Vai, non ci voglio di sprecare tempo, vado col viaggio rapido fino a lì. Salve. Allora, dove stai, Milan? Ah, sei... No, non è a casa. Dovrebbe essere qua. Non sei tu. Non sei tu? Dove cazzo stai? Ma sei dentro... Ah, sei qua! Che ci fai qua, Milan? I'm glad to see you. Sì, non credo.
You gave those two a pretty good hiding. And I made a groschen or two in bets. You Scalitz fellows are good for my purse. God be with you. E mo so cazzi tuoi. Tiè. Oh mio Dio. Tu però mi piacciono i tuoi vestiti, sai? Oh mio Dio. Mi dispiace. Qua mi tocca lasciarti in mutande, sai? E ovviamente è tutto rubato. Vediamo per quanto lo sarà. Galoppa cavallino, dobbiamo far muovere questo convoglio ferroviario. Ciao Baldracche. Mamma mia, quanta fame hai, Henry. Quanta fame devi avere. Su via. Madonna. Povero Milan. Non volevo fargli male così, cazzo. Teresa, hai mica cucinato qualcosa? Che sto morendo di fame. Ma ho sbagliato il tasto, come si fa? No, non ho cucinato niente. Ma dimmi te. Allora. Ok, allora, affilato come un coltello, possiamo posarlo. L'anello di Bianca... Ehi! Vabbè, questo lo posiamo, dai. Questo lo poso, questo lo poso, questo lo poso, questo lo poso. La carota posso anche non posarla. Me la porto dietro. Voglio capire, però, che cosa... I nettarzoccoli insanguinati me lo devo portare dietro... Vabbè, senti, facciamo così, ecco. Domanda. Ecco perché... Oh, me l'ha proprio disequipaggiata, perché... ok, no, niente, allora questo me lo devo prendere. Ok. Devo riequipaggiare tutte le armi, Tiè, questo lo poso. Ah, ecco, il gambesone consunto non me l'hai sistemato. Porca di quella troia. Mi sa che devo andare dal... Ok. Va bene. Perfetto. Mi sa che per sistemare i tessuti devo andare dalla tizia, dalla sarta, qualcosa del genere. E proviamo. Andiamo a vedere se è dalla sarta che devo andare. Tra l'altro la sarta... Credo... Sarto. Magari mi compro pure qualcosa di carino, vaffanculo. Tanto i soldi adesso li ho. Salve, non ho rubato niente, ricordatevelo. Senti, facciamo mangiare questo Henry perché mi continua a rompere i coglioni. Questo stomaco che brontola, guarda te. Mangia dalla pentola. Ok, sei sazio Henry? Sei sazio adesso? Scusi signora. Che cosa? Permesso. Allora, il sarto. Qua. Oh, madonna, quanta si lamenta sta gente per un investito malapena col cavallo. Fanno delle cose. Stai calma. Il sarto credo sia qua. Ecco qui. Eccolo qua. Dorba. Posso parlare con te? Dai. Such as you takes an interest in me. Riguardo le riparazioni. Ah, eccole. Vabbè, chiedi poco, effettivamente. Contratta. Contratta? Ok. Can we do something about the price? Well, we can try it. $120. Come now, just a little more and we have a deal.
E se ti offrissi 120? Ah, 125, dai. Since it's you. Dai, riparami questo. No, senti. Va bene, dai. I knew we'd come to an arrangement. Adesso voglio vedere però quanto sono bellino. Che bellino che sono! E cazzo! E cazzo! Allora, intanto mi riequipaggio. 1, 2, 3. Bellissimo. Molto, molto bello. Fammi un po' vedere che c'hai di merce, eh. Parliamo di affari. Ma non me lo fai vedere? A parte che è da donna. Ok. Non me lo showi? Ah, sì che me li showi. Scusami, quindi... Ah, bellissimo! Vabbè, mi toglie tutta l'armatura praticamente. Arnesi da sarto. What? Kit di riparazione da sarto. Contiene toppe, ago e filo. Ma. Voglio farmela una gear strana per combattere tipo Robin Hood. Oh. Preferisco quello che c'ho addosso. Beh. Ma scusami, i vestiti da donna sono tipo da comprare per darli poi a Teresa, immagino. Sono regali. Abito da signora per la vita di tutti i giorni. Ma io non penso che lui possa vestire queste cose. Bellino il grembiule da fabbro, però. Kit da sarto. Scusami, cosa ha di differenza? Kit da sarto comprensivo di ago, filo, forbici e tessuto da toppe. Ok. E rispetto a quell'altro di prima? Bella la sciarpa così. Uniforme di Sasao. Rattai. Che merda quella di Rattai. Scalica è più carina. Uniforme lunga. Tumblerg. Tumblerg è anche tanta bella roba. Quanta roba! Oh! Oh! No, vabbè, minchia! Lo voglio io questo! Zupparello si chiama. Zupparello rosso. È fighissimo, è un bomber praticamente. Molto molto bello, e dovrebbe essere tipo il vestito di Capone. Ok. Cibo, oggetti chiave, altro. Qual è la differenza? Vabbè, mancano... Ah, contenendo toppe, ago e filo. Qui ci sono anche le forbici. Immagino... Ok. Vabbè, per il momento siamo a posto così. Oh, salve! Ok. Ora, nella nostra bellissima, nuovissima armatura. Bubbles. Breads. 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 Allora. Ci facciamo un bel viaggetto adesso. Ci facciamo un bel viaggetto fino a... Anzi, fammi vedere le missioni che ho qui. Rituale di corteggiamento, la penna e la spada, che è quella che volevo fare ora in realtà, sciacallo, gentilmente dammi un pugno, l'abbiamo finita, quindi per il momento sono attività, rovina, il banchetto dei mendicanti, attenzione, questo qua era quello da caccia, non sarebbe neanche male questo. Non sarebbe male per niente.
Andare a caccia è una bella attività. Quante frecce ho? Trenta frecce da caccia migliorata. E io ho 23 frecce comuni. Ma sì, andiamo un po' a caccia. Tanto per migliorare un po' l'abilità con l'arco. Ora devo soltanto trovare conigli. Senti che bordello che c'è qua. Senti, senti. All right. Tipo, no? Qui ci saranno delle lepri? Sentivo rumori strani. Yeah. Allora, dove cazzo posso trovare delle lepri? Punto primo. In un bosco, mi direte. Forse è meglio che provo da piedi. Bosco di rattai. Sì, sicuramente qua ci saranno delle lepri. E un'infinità di funghi. Solo che caccia le lepri nell'erba così alta diventa un bel culo per me. Che non so tirare con l'arco. Oh shit. Gliene devo portare una valanga, tra l'altro, di lepri. 70. Wow. Ovulo malefico. Io spero che un bosco valga sia come tutti gli altri per la caccia alle lepri, perché sennò veramente diventa un casino. Cioè, mica posso fare tutta la strada. Oh, madonna. Che sarà mai? E mi sa invece che devo andare nel bosco quello là. Non vedo una lepre che sia una. Porca troia. A parte che questo è un bosco fin troppo in pendenza. Pebbles. A parte che sta strada mi mette una paura fottuta. A parte ciò. Sacrario. Non so, mi sa di imboscata. Peccato che non ci sia la pesca in sto gioco. Chi c'è qua? Ah, minchia, il mugnaio. Ma dove cazzo sto andando? Ok. Ma
Chi cazzo sei tu? Mi sa che mi tocca ucciderlo. Non so se mi hai visto, ma mi hai parlato. Mi dispiace. Mi dispiace. Allora, sposta sul cavallo. Ok, carota, un pretzel. Ok, scusa amico mio. Conigli, cazzo, conigli. Allora qua ci sono. No. Porca troia, dove gli è passata? Ma! Tra l'altro, visto che c'era un altro. Proprio in da face. E l'altro dov'è? Beh, intanto... Oh! Grazie. Meno male che posso riraccoglierle. Dove è andato il coniglio? No, non vedo il coniglio. Ah, eccolo. Ah minchia, guarda quanta carne. Dove è andato l'altro bastardo? Ho visto che ce n'era ancora uno qua. Eia, si è andato a infrattare. Non vedo Pixel muoversi. Se si è incastrato anche lui nel fiumicello, cazzo che lo trovo. Niente, non lo vedo più, è sparito. Non lo vedo più. Però... Beh, madonna! Però in questo bosco pare ci siano dei... L'ho visto. Forse l'ho visto. Eccolo là. Preso. Dove va? Fermo lì. Porco Giuda. Ok. In teoria ancora due conigli. Quanto brutto quando stiamo... Ho sentito delle voci... No, c'è qualcuno.
Però ho visto un coniglio giù di qua, mi sa. Su di qua. O no? Posso essermi sbagliato. Sì, ma mica, come cazzo li trovi con gli in pendenza così? O mi ci inciampo sopra un coniglio? Mio Dio, che cazzo, mi sembrava una rana gigante. Pronto? No, dai. Un coniglio per la strada! Preso. Nel culissimo. Quanto stiamo? Ok, me ne manca uno. Eccolo. Ci ho provato. Preso? No. Ma dai, dove gli è passata? Che sto sprecando un sacco di frecce. Appunto. Allora, con calma. Respira. Preso. Ah, meno male che c'era l'albero. Ok. E questa è fatta. Posso ritirare l'arco. Non fa niente se ho perso un po' di frecce, tanto ne ho fino a vomitare. Pebbles. Yeah. Pebbles. Pebbles. Ora, ho sbagliato. Dobbiamo tornare qui. Che giro fai per passare di qua? Ok, meno male. Quindi c'è una stradina effettivamente che io non conosco. Oh, imboscata, un gruppo di uomini armati fermati. Veramente? Cioè, ragazzi, ve la siete venuti a cercare, eh? Ma con quale gamba spezzata questo qui? Pozione antisbornia. Quanti pochi groschen, non ne valeva neanche la pena. Ora, intanto le torce, no, posa nel cavallo, armature, posa nel cavallo, tutte e due, posa nel cavallo, posa, questa roba qua non ne vale la pena, però, infuso di caledula, cos'è che fa? Nell'arco di un minuto infonde 30 punti energia e cura i postumi da sbornia. Annulla gli effetti della pozione di Lazzaro. E la pozione di Lazzaro che cazzo fa?
Nell'arco di 5 minuti infonde 100 punti energia e cura i postumi da sbornia. 100 punti energia? Che cazzo significa? Vabbè. Mettiamo tutto. Tutto quanto. Beh, non posso lamentarmi, di soldi ne ho. Ho sbagliato. Ci sarà ancora il tizio per prendermi le lepri. Mi sa di no, eh? È tardi. Cazzo, devo rimettere a posto la spada. Ho sbagliato. Mettiamo la torcia. Prima che mi rompano i coglioni. Promesso? Scusa! Madonna, quanto si arrabbia sta gente. Questo mica mi starà dormendo adesso. Però vedo che di gente ce n'è ancora in giro, eh? Bravi, bravi. Ok, credo di essere quasi arrivato. Ed eccomi qui. Con chi devo parlare? Alex. Jesus Christ be praised. Be praised. Jesus Christ be praised. I brought that game for you. Ti ho portato la vagina. Great. Let's have a look at it. Dovrei dartene solo 70. Ma te li do tutti quanti. Ah, minchia. Ok. Conferma consegna. Thanks, Henry. We'll get lots of supplies for this. Another order. The master armorer is mounting a banquet. Un banchetto vorrebbe servire del cervo con besciamella. Yeah, right, I get it. Hunt down a deer, milk a cow and skim the cream. Would you like me to churn some butter to cook it in while I'm at it? Just the venison will do, thanks. God be with you. Carne di capriolo. Carne di capriolo, caccia al capriolo, ce l'avevo qua. Ma solo lì? Possibile che qui non ci sia del capriolo? Ah, eccolo. Caccia al capriolo. Dai. E allora andiamo a dormire, ci andiamo domani mattina. Anche se volevo andare da Bernard. Mi sa che andrò da Bernard. Dormo fino alle 10. Oh, guardali. Ciao, belli. Non mi chiudo la porta in faccia, sai? E niente. Apri. Mi hai chiuso la porta in faccia, porta zoccola. Scusa, non volevo chiamarti zoccola. Allora, tac. Posso mettere alla pentola la carne di lepre, scusami, eh? No. Ma che troiata, scusami. E che ci faccio io questa carne di lepre adesso? Cuoci oggetto. Carne. Ti sei privato? E quindi? È buona? Bianca tenera come la carne di pollo. Condizione meno 3. Ma come? Durata giorni 2. Mica male. Dormi e salva. Dormiamo fino alle 9.
E visto che c'ho fame, adesso provo a mangiare la mia carne. A parte che... No, ok. Perfetto. Cibo. Consuma. 59. 73. 87. Ciao Teresa. Beh, ma scusami, ma vai a dormire adesso tu? Che cazzo, le notti brave. Allora, Bernard. Vai, raggiungi. Cosa ti rallenta, Henry of Astora, no, Scalix. Che è successo? Ah, ciao Bernard, devo parlare con te, io devo assolutamente imparare a fare gli affondi, i contrattacchi maestosi, quelli carini. Che carino che sei. Addestramento. Allora, un'arma di esibizione, colpi da maestro. I think I've mastered the basics of combat. Could you teach me something a bit more advanced? I see. And what weapon are you such a master at? La risposta è con la spada, sì. Good with a sword. You're a bit cocky, ain't you? All right then, let's see what you can do. You're as good as you think you are. I'll teach you some master strikes. I'm ready. Ma questo cosa fa? Quello sullo sfondo, dai. Ok. Stand there, take your weapon and fight. If you look like you know what you're doing, I'll teach you a trick or two. Ah, minchia, dovevo sconfiggerti? Quanto lontano, dai. Ti sto massacrando. Lesson. Now, pay close attention. I'll teach you the most important thing. It's good to be able to attack, it's good to be able to fend off your opponent's blows. But the best is when you're able to do both at once. A master stroke is when you parry your opponent's blow and strike him at the same time. Attack me, and I'll show you how it's done. Ecco, proprio questi voglio. See? I parry and strike in one move. There's no defense against this technique if it's executed well. The thing is to time it right. Block right into your opponent's strike and match your movement to his. One elegant technique and the fight is won. Try it. I'll attack slowly. You parry. Well done. Ruah! Well done. Non ho capito questo attacco qui. No. Ow. Well done. Oh, meno male. Te ne vai?
Ho addirittura completato una missione. Addestramento. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. I'd like to hone my skills. All right. But it'll cost you. Non è un problema. Dicevo? Puttana! E cazzo! Oh no, just a little more and we have a deal. Agree. Now listen up. Minchia, 480, che cazzo! Can you teach me how to defend myself? Certainly. I'd like to hone my skills. First, you have to have some skills to Well, I'll Quindi, adesso? Adesso, a parte vitalità, spada, caccia, conciatore, attenzione, permette di scoiare animali morti, permette di estrarre l'interiore della selvaggina cacciata, no? Conciatore, per il momento. Poi cavallerizzo sappiamo che non mi interessa per il momento, effetti... Livello principale, appariscenza, non credo di avere altri punti, quindi... Ah, attenzione. Se non abuso di cibo non soffri la fame per 5 giorni consecutivi, ottieni un bonus più 1. Boh, a sto punto vaffanculo me la metto. Perfetto, quindi... Domanda. Domanda, è così, all'improvviso. Addestramento con un'arma vera. Minchia, quindi... Let's fight then. Have no fear, I won't kill you. But you might get hurt, and if you do, I won't bandage you. You'll have to deal with the consequences yourself. What weapon will you try? Spada corta. Spada corta. I'd train with a short sword, like a proper knight. And I'll take a shield, too. Right, lad. Grab your piece, we'll get stuck in. Dovrebbe essere la spada che uso io. Are da predella. You'll get what for? Cazzo. Fucker. Minchia. Ah!
God. È bastardo. Bravo. È pezzo di merda. Ciao. Minchia, complimenti. Che bastardo. Quanto distante ti ho schivato. E niente. Attaccami. Bravo. Aia. Bello, bellissimo questo attacco qua. E minchia, vai solo di contrattacchi? Attaccami tu. Attaccami. Minchia, bravo. Minchia. Oh.
Bravo, bastardo. Caino. Minchia. Cosa? Che è successo? Bernard? Bernard? Tutto bene? T'ho sconfitto? Non lo so. Non lo saprò mai. Allora. Oh no! Ah, ma quindi... Ok. Va bene. Allora. Beh, la mia spada comunque, il mio scudo stanno ancora a posto. Perciò. Ok, talenti. Ho un livello... bruto. Attenzione. È sempre preferita la forza bruta alle maniere eleganti. Attribuisce un bonus più 2 alla forza, ma impone un malus meno 1 al carisma e al dialogo. Cappa e pugnale. Preferisce restarne... no. Selvaggio. Attribuisce un bonus a più 1 forza, agilità e vitalità. E dialogo nel territorio di campagna. Preferisco aspettare per quello. Ricognitore 3. No, questo non me ne frega niente. Famigerato. Se la tua reputazione in un'area è ridotta, ottieni un bonus più 1 a valore di forza dialogo. Per il momento allora direi primo soccorso 2. Per il momento. Ora, penso di poter andare a caccia. E ci devo andare qua, perfetto, ci avevo già messo il... sparando di non ammazzarmi, scendendo di qua. Minchia. Vai cavallino un po' per volta. Bella lì. Bravissimo. E teoricamente siamo arrivati. No, è più avanti. Ecco qua. Non scappare. Non ti voglio fare niente. Una porca troia. Sì, voglio trovare in sto bosco. Eccolo. C'è poca stamina. Cazzo.
Come sei caduto brutto. Ah, me ne bastava uno, eh? Va bene. Beh, se ne trovo un altro lo piglio. Eccoli. Cazzo. A caso. Niente, non ho preso nessuno. Preso uno? No. State fermi. Ma guarda che si è fermato. Che appena si fermano, li sciotto tutti. Con una freccia. Ma mi sa che non si fermano, eh? A caso! Niente. Sì, ma... Quanto difficile, dai! Sto finendo pure le frecce. Appunto. Andiamo a Pebbles. Abbiamo finito le frecce. Allora, compagni. Sposta l'inventario. Se. Ci vogliamo provare da cavallo? Non hai frecce, ma come? Ah, non le ho equipaggiate. Che stronzo. Per quanto poco. Dai! Dai, dai cazzo. Beh, vabbè. No, 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 non scendete. Ma non scendete, io sono appena salito. Dai, volevo uno solo di voi. Uno di voi tre. Cosa mai sto chiedendo dalla vita? Occhio al cavallo. Quanto in là devo... Non vedo neanche la freccia dove va. Non vedo il capriolo. Porco Giuda. Cosa c'è che mi blocca? Fatica.
Ma dai, dove è passato? Pensavo di prendere l'albero, eh. Senti, ma avete rotto i coglioni, eh? O vi fate ammazzare, o vi rincorro con la spada, eh? Ma guarda te. Niente, fanculo. Andate a cagare. No! Non avevo nessuna arma in mano, quindi non mi rompete i coglioni. Allora, dove sei, Alex? Sei tu? Alex, ciao! Greetings! Greetings! Non ti posso dare dei soldi a te, scusami. Te li darei di? Carne di capriolo 47. Vai, consegna. Thanks, Henry. We'll get lots of supplies for this. Prego. I've got another job for you. The innkeeper had a bit of a row with. Vabbè, forse perdonare. Lei va matta per le salsicce di cervo e mi ha chiesto di aiutare. Ai ai ai. So, he asked me what I could do. Venison I can get, but he can make his own sausages. Naturally, just get the meat. Il cervo. Good luck. Il cervo. Ma dove cazzo lo trovo il cervo? Allora, lì è capriolo. Ah, ecco! Amica! Caccia al cervo. Caccia al cinghiale, caccia al capriolo. Possibile che non c'è una caccia al cervo qua, in zona? Allora, che ora è? Ho detto che ora è? Bubbles. Dobbiamo andare a curarci un po'. Andremo ai bagni. Scusi signora, lo so. Yeah. Beh, ora che ho imparato le contromosse, però... Aspetta. Scusa, Pebbles, ti parcheggio un attimo qua. Fammi vedere un po' una cosa. Ho sbagliato. Cuoci oggetto. Che ne viene se io faccio... questo, la macellazione e la preparazione di un cervo richiedono tempo, ma il risultato gastronomico vale lo sforzo. Freschezza 92%, giorni 2, sazietà 14, minchia. Dai. Scusa, Pebbles, vado un secondo qui. A fare il sesso con le signorine. God be with you. Soreta. Dio ti accompagni. Allora, uso i servizi dei bar. Parliamo di affari, tu che mi dai? Maratona. Un libro sul tema della vitalità e questo me lo compro. E questo me lo compro. Bendaggi. Te li compro tutti. 147. Perfetto. Contratta.
Ciao Momo, come stai? Che mi racconti di bello? All right. Con quale faccia da schiaffi me lo stai dicendo, però? Allora, ti do 130. Come now. Just a little more and we have a deal. Ok. 135 massimo. Che mi racconti di bello, Momo? Bella. Senti, ho bisogno di utilizzare i servizi dei bagni. Ho chiuso Sekiro poco fa. Ha! Dove sei arrivato? Pagare una ragazza e quanto ne consegue? Tutto bene, Momo. Sto facendo un po' di medieval. Non si fida. Guarda, solo perché non ti fidi, io contratto il prezzo. Guarda, ti offro 35. A che punto sei arrivato su Sekiro? Non è abbastanza? Beh, io ti do 36. You won't regret spending the money, I guarantee it. Adesso che c'hai i soldi, però hai cambiato. Ha cambiato atteggiamento. Ah. 4 ore. Chissà se mi ha anche riparato l'armatura, lavato i vestiti e tutto quanto. Ti sei privato di 36 groschen con la signorina Nasona. Ehi, ti è piaciuto? Good evening. Good evening. Carina, molto carina. Molto, molto carina la signorina. L'avevo giocato arrivando a 2 finali, ora ho iniziato la terza run per il terzo. Quale ti manca? Ma domanda, adesso i miei vestiti... Ah, ok, non me li ha ricuciti, tipo... Ok, ho solo fatto il sesso e basta. Però sono fiero come un leone, va come corro. E ho ripreso tutta la vitalità, tutto ho ripreso, tutto. Yeah. Va come... Oh, scusami. Quello era Milan, gli avevo rubato tutto. Ok, voglio salvare. Teresa, che dici? Henry, I'm so glad to see you. Oh, ciccia pasticcia. Ti va di uscire? How about another little outing with me? You never give up, do you? That would be great. Only not just now. Come and see me in a day or two. Purificazione. E poi il più breve è Shura. Ah! Ah, quindi minchia! Ma quindi sono 4 finali? Allora, intanto salvo perché non si sa mai. Salvo e faccio... Allora, visto che ho intenzione di fare un lungo viaggio... Faccio 8 ore di dormita. Sì, 4. Ah, ok. Forse... Purificazione forse è quello che ho fatto io. Oddio, adesso non so quale ho fatto io dei 4. Terzo, saresti fedele a Kuro. Io sono rimasto fedele a Kuro. E alla fine ho ucciso, credo di aver ucciso il Kuro con la spada, teoricamente. Purificazione allora ho fatto, no? Ho sbagliato, il tuo cavallo non può arrivare qui, no, ma dai. Allora, quante frecce ho? A parte il fatto che voglio mettere la carne nel cavallo, ma ho sbagliato tantissimo. Ho veramente sbagliato troppo nella mia vita.
E continua a sbagliare. Allora, nel cavallo. Di 192. Sta roba in realtà potrei anche, anzi dovrei toglierla da qua e venderla. La purificazione sicuramente no, puoi arrivarci solo seguendo la wiki. Ah, ok, che sarebbe il finale più difficile. Senti, sta roba qua. Oh madonna. Vabbè, va. Tiè. Aspetta. Facciamo che. Cibo. 83%. Ai ai ai. Stai a vedere che... infatti, lo sapevo, mi sono avvelenato. È un casino. Ma sai che forse è il finale che mi sta sta cercando di farmi fare gli usci? Allora. Armature. Allora, le frecce me le devo prendere. E ne prendo una trentina. Che non si sa mai. Le voglio lasciare sul cavallo. Poi. Devo posare armature, calotta, posa, ok, posa, perfetto, questa la posso posare, i bendaggi, sono 2 kg di bendaggio ma me le tengo, poi, allora, i libri hanno peso. E se i libri hanno peso, altro, ecco, un affilato coltello, perfetto, ora ho tutto. Ah, una boss fight in più davvero pazzesca, non ti faccio spoiler, tu probabilmente hai fatto il finale in cui Sekiro diventa il nuovo scultore, è possibile... Sì, 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 è vero, mi ricordo che c'avevo... Oh, madonna. Vabbè, mi è sparita un po' di vita perché mi sono avvelenato da solo mangiando della lepre leggermente avariata. Pensate che cazzo è sto gioco... Qui? Committente missione, guarda, 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 guarda. Allora, io vado fino a Thumblerg. Speriamo di non beccarci imboscate di notte, perché è veramente una merda combattere di notte. Ma se mi vai in quella strada lì, sì, becchiamo sicuramente qualche boscata. Attenzione, sta per diventare giorno. Quanto è figo sto gioco, Momo. Quanto figo sto gioco. Criticatissimo, sottovalutato da paura, perché secondo me è uno, io penso che sia uno dei migliori RPG che abbia mai giocato. Ok, ora, siccome devo andare in strade che non conosco, devo andare fino a che cazzo? Scusami. Ok. Momento. Missioni. Allora, la penna e la spada. Qui. Ah, ok. Perfetto. Perciò... Sto sbagliando strada. Passiamo di qua. Cioè, guarda che figa. E... Cosa vuoi?
puoi dirgli a un gioco bello come questo? Cioè, tu ci hai mai giocato, Momo? A sto gioco qua? Cioè, capisci che qualsiasi cosa tu fai... Un altro fornello prevede di completare la quest della bimba che ti dà la lama mortale. E quello un po' di fortuna riesce anche senza wiki. No mai. Guarda, se puoi, compralo. Se ti piacciono i GDR, questo è veramente un GDR stracazzuto. Ho scoperto un accampamento. Così a caso. Ma sono banditi? No, non sono banditi. Sono taglialegna. Ok. Allora non sono ostili. Io sto andando nella direzione... diciamo che ho allungato. Taglio per il bosco sperando di non trovare accampamenti di cumani che mi rompono il culo. Guarda che bello che è. Già solo visivamente. Cioè, che cazzo ci puoi dire a un gioco così? È molto ispirato. Minchia. È una figata pazzesca sto gioco. Hai scoperto vabbè, vai a pronunciarle queste cose. Cosa ho scoperto? Scusami. Cos'è che ho scoperto? Ma è un bosco. Cioè, per dire, ci sono le lepri. Oh no, il mio personaggio ha fame. Scendo, uccido la lepre con l'arco, perché non la puoi prendere diversamente. Per l'arco devi avere le frecce, non c'è il mirino, quindi devi imparare a tirare. Il tuo personaggio deve skillare qualsiasi cosa, tipo tirare di scherma con la spada corta, devi farlo combattere tu con la spada corta. E combattendo con la spada corta il tuo personaggio impara ad utilizzare la spada corta, diventa più bravo, diventa più forte, impara nuove tecniche, però lo fa solo combattendo. Però se tu non hai mai combattuto hai sempre combattuto con la spada corta e non hai mai combattuto con la spada lunga, il tuo personaggio non saprà usarla la spada lunga, come non saprà usare l'ascia, come non saprà usare il martello da guerra. Attenzione, guardali qua i Friskies, benvenuti amici. Minchia, ma adesso me lo fate fare per il potere di subscribe. Grazie mille Ro per l'abbonamento e il rinnovo. Come stai Ro? Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti questa live notturna su questi giochi GDR. Come state? Com'è andata la live? Guarda, tocca, io te lo farei anche lo shout out, ma non c'è, c'è sta cazzo di nessuno, quindi... molto molto vasto, e soprattutto molto molto figo se ti compri anche i DLC. Attenzione, mio follow! Per il potere di Grayskull! Grazie mille Luckjack23 e benvenuto! Benvenuto! Come se mi avessi fatto ceta e tranquillo. Com'è andata la live, ragazzi? Cosa avete portato di bello? Tutto bene, tutto bene. Ciao Skull, come stai? Tutto bene? Voglio risentire il papà papà. Va bene. Ciao Specchio. Per il potere di Grayskull! Grazie mille Roger Zenza. Ho visto che mi è arrivato il feed del follow, ma Wisebot non collabora, mi dispiace ragazzi. Allora, prima di tutto, pausa, perché adesso siccome c'è il raidino ho intenzione di fare un po' di chiacchiera con voi. Com'è andata la live, buon tocca? Che hai portato di bello? Bravo Wisebot! Complimenti, sempre puntuale. Guarda che bellina, Ro. Che mi raccontate, ragazzi? Raccontatemi subito qualcosa. Resident Evil Village. Ah, e con il 7 com'è andata? Ti sei scacazzato, t'ho visto. È un po' di DVD. Sto cazzo di DVD. Ma non vi staccate mai di sto cazzo di DVD, raga? Porca miseria, stai zitto, no?
Allora, io sono molto silenzioso. Io passo, l'urco, sto zitto, non dico niente, ma mi spacco sempre dalla risata. Diarrea atomica. Madonna, due coglioni sto DBT davvero. Bravo, Roger, vedi, diglielo, diglielo a sti stronzi che continuano a portare sto gioco di merda buggato come lo schifo, quando potrebbero portare dei giochi bellini, tipo Rocket League. 1v1 su Rocket League tocca. Io e tu, adesso. 1v1. Ecco, diteglielo ragazzi. Anche su Rocket League. Scusami. Ridicolo su Rocket League? Ma veramente? Mi stai mettendo in dubbio la competitività di Rocket League nei confronti di DBD? DBD fa schifo. Hai capito? E che cazzo? Attenzione, new follow. Cristo di Dio, voi passate anche alle 2 a farmi fare il potere di Grayskull? Per il potere di Grayskull! Grazie mille, signor Dogo Le Shen. L'ho detto giusto? Non posso urlare, qua mi sfrattano, raga. Su via, una macchina che rincorre un pallone, ho detto tutto. Tocca, tu hai mai giocato a Rocket League? Adesso io ti faccio, te la rifaccio la domanda, perché intanto te la rifaccio finché, no, una volta. Allora ti posso assicurare che, allora io ho giocato un mese e mezzo, due, Dead by Daylight, l'ho visto tanto giocare, ci ho provato a giocarci, più volte l'ho giocato, l'ho disinstallato, poi l'ho ricomprato, l'ho rigiocato perché dicevo: ma Cristo, ma piace così tanto alla community, che cazzo c'ha di speciale? Perché non riesco a farmelo piacere? È bello, come gioco mi piace pure guardarlo, ma giocarlo proprio no. Ma Rocket League, non mi puoi venire a dire che è soltanto una macchina che rincorre un pallone. Adesso arrivo. Non ci ho mai giocato e tanto non ha le mani, tranquillo. Ti hanno pagato per streamare Rocket League per un mese non stop? Scuole, è stato un brutto periodo quello, mi dispiace. Se siete passati e non. Meglio non parlarne di quel periodo. Per il potere di Grayskull! Grazie mille, dottor Jackie, e benvenuto a tutti. Diglielo che non c'entra poco nulla Rocket League con il calcio. No, in realtà c'entra perché essendo gioco di squadra devi saper giocare di squadra. Però minchia, se è complicato, non è come sembra. Intanto non è facile come sembra. Ci sono tante di quelle meccaniche su Rocket League che tu non hai idea. Io ci gioco da 6 anni. E non mi stanca mai quel cazzo di gioco di merda, non riesco a stancarmi. Io vi giuro, sto cazzo di Rocket League prima o poi mi ci faccio cioè, adesso io vi faccio vedere una cosa che mi è stata regalata per il mio compleanno e la tengo ancora incartata. Adesso guardate. Questa è una Hot Wheels. Di Rocket League, vedete che sulla fiancata c'è lo stemmino? Questa è una macchina di Rocket League. La Octane, bravo Dogo. Cazzo, cazzo. Cazzo. È l'unica macchina che uso, tra l'altro. Non è facile per niente, ogni tanto ci gioco più di platino, però non riesco proprio. Io sono arrivato a C2. E non credo che riuscirò mai ad andare oltre. Sono troppo vecchio per un gioco competitivo come Rocket League, dove ci giocano i quindicenni che minchia, sono peggio dei coreani, cazzo. Posso avere magari la mentalità, ma la reattività ormai inizia a mancare, ragazzi. 34 anni, dove minchia voglio andare? Ciao Momo, grazie mille per essere passato. Io ne ho prese due blu, due arancioni, due sono incartate e due sulla mensola. Io ogni volta che vado in un autogrill comunque ci butto l'occhio.
se ci... Notte Jackie, grazie mille per essere passato, grazie mille per il follow e spero di portare un giochino che magari vi interessi ogni tanto, perché e ci durano le male, grazie, grazie Dogo. Oh, io comunque se vi sparate un punto esclamativo social, vi esce anche il link per il Discord, se volete entrare ogni tanto io faccio qualche live di Rocket League, se avete poi voglia di giocare insieme a me, ragazzi facciamo le mic private. Che bello, siete proprio bellini, grazie mille ancora Tocca per il raidino. Ma adesso che siamo qua, voi conoscete Kingdom Come Deliverance? Lo conoscete? Io lo so che ho l'abitudine a guardare di qua, ma perché ragazzi di qua io ho lo schermo del computer e c'è la chat, io dovrei guardare qua per guardare voi e parlarvi. E invece... sono una testa di cazzo. E c'ho anche sonno. Ed è pure strano che mi trovate in live a quest'ora. Vieni a fartene una partita? Guardiamo il senza mani. Poverino. Cioè, volete giocare a Rocket League, ragazzi? Io stacco da qua e andiamo su Rocket League, eh? C'è mica nessun problema. Che? Siete morti tutti? Mi avete abbandonato? O non va più la chat? Battlefield. Minchia, non gioco un Battlefield da Battlefield 1 quando era praticamente appena uscito. A che Battlefield stai giocando? Tra l'altro, Roger, tu giochi da PC, da Xbox? No, Xbox. Oddio, c'è Battlefield su Xbox? Questo mese il free... Ah, minchia, è vero! Beato te, non gioco a Battlefield dal primo Battlefield. Oh, madonna santissima! Scusami, Dogo, tu giochi da PC? E PS5! Bravo! Bravo, Roger! Vedi? Una persona intelligente. Ah! Peccato! Beh, sei un fanatico di Battlefield? Fanatico. Sei un simpatizzante? Potresti comunque comprarlo, non credo costi tanto. Presa a dicembre, grazie... Ah, minchia! Anche a me mi è arrivata a culo a dicembre, perché a quanto pare c'è stato un problema con un cliente che doveva andare a ritirarla, ma poi ha disdetto. E mi hanno telefonato dall'Euronix dicendo sei interessato ad avere una PS5? Quando? Minchia, di corsa. Forse 2 giorni prima di Capodanno. Se non ricordo male. Stai invecchiando anche tu, Dogo? Io andavo matto per Rainbow Six, l'ho abbandonato perché... Un po' perché giocando con mouse e tastiera su console... Non mi va di rankare perché è considerato cheating, quindi al massimo mi faccio qualche libera. Io col pad sugli FPS proprio siamo due cose separate, come pilotare un drone, non sono in grado. C'ho le mani da fabbro, non ho le mani da dolci per la sensibilità di mettermi. Mi piace sparare un po', visto che questo mese l'hanno messo gratis, ci gioco un po'. Mi stai facendo salire la voglia, eh? Non sei il primo che me lo viene a dire e mi viene voglia di giocarci adesso. Proprio adesso, eh? Adesso esco, vado a scaricare Battlefield 5, lo provo, lo disinstallo, però almeno posso dire di averlo provato. Come Dead by Daylight. Adesso voglio
voglio sentire voi della community che penso bazzichiate Toka e tutti gli altri della community che portano tutti quanti Dead by Daylight, ormai è diventato un funko Dead by Daylight, ma sto cazzo di Dead by Daylight, adesso io voglio sapere che cazzo ci trovate in sto Dead by Daylight, cosa vi piacciono? Le coltellate wifi attraverso le finestre? Il fatto che non vi funzioni mai il Dead Hard e invece gli altri funzioni sempre benissimo? Il fatto che si buggi costantemente ogni cazzo di partita qualcosa? Che cosa? Il sadismo. La grafica di merda. Bravo. E dire che da guardare è pure divertente, vaffanculo. Cioè, se poi uno che, se quello che stai guardando è capace a giocare, io quando vedo quei survivor che cazzo corrono, minchia, per 10 minuti senza farsi acchiappare mai, e dici, bah, come? Minchia, io ho delle clip, ragazzi, che quando beccavo i killer più stealth, tipo Ghostface, oh, io mi cago sotto, una roba... Come lo vedo, inizio a squittire come un cazzo di troietta. Faccio degli urletti che manco una bambina sarebbe in grado di fare. Se fanno gli upgrade a Claudette. Ah, attenzione, non sarà più ninja Claudette. Insomma, siete tutti comunque dei fanatici dei giochi horror. A vedere il buon Toka e fargli gli scream. Cazzo, le risate che mi sono fatto ogni tanto a guardare lui mentre giocava, che si pigliava certi spaghetti. È il modo suo di imprecare più che altro che mi fa ridere. È molto molto colorito nelle sue affermazioni. Molto molto evangeliche proprio. E il buon specchio? C'è ancora? Allora, intanto, scusate, se io mi porto avanti col lavoro, devo arrivare fino a qui. Devo praticamente letteralmente imparare a leggere, ragazzi. Lo conoscete, Kingdom Come Deliverance? Già che ci sono... Oh, Madonna Santissima, che ho incontrato un cespuglio indistruttibile qua. Sentito dire ma mai giocato. Io immagino che tu ne abbia sentito parlare molto molto male, vero? Questo gioco qua, nel periodo in cui uscì, è stato veramente... ci hanno spalato tanta di quella merda sopra. Giustamente, un po' come Cyberpunk, che quando è uscito era pieno di problemi che faceva schifo al cazzo. Poi silenziosamente il gioco è stato migliorato molto, fino a diventare il giocone che... Il problema qual è stato? Appunto che la gente si è scassata il cazzo prima di vedere effettivamente le migliorie che gli hanno fatto. Ed è andato a finire che poi si sono persi veramente un gran giocone GDR medievale di quelli... Wow, guarda quanto rilassante. Voglio andare a farmi una passeggiata a cavallo, voglio andare a correre nudo sulla riva di un fiume, puoi farlo. Vuoi uccidere la gente così a caso, puoi farlo, puoi fare tutto il cazzo che vuoi. Ho scoperto pure il viaggio rapido, così casomai volessi tornare indietro posso farlo. C'è pure Pebbles, ragazzi, questo cavallo si chiama Pebbles. Cioè, è bellissimo. Io volendo adesso potrei entrare in città armato con la mia spada e uccidere tutti. Certo, poi dovrei fare attenzione alle guardie, perché se riescono ad andare a denunciarmi sono cazzi amari. Siete fanatici di GDR? Avete mai giocato dei giochi GDR roleplay? Allora, prima cosa, dove devo andare? Ah, siamo arrivati. In questa casa qui c'è il tizio che mi insegna a leggere. Ho scoperto l'ortolano. L'ortolano, sei tu. Per esempio, io potrei rubare come su Skyrim. Posso rubare la roba. Il problema è che se mi cuzzano, sono cazzi.
Che... Ah, attenzione! Evento in corso! Devo rincorrere il bandito! Ah, l'hai finita la stamina, eh? E mo dove vai? E se ti scassassi di botte? Allora, ragazzi, a voi la scelta. O lo ammazzo o lo lascio vivere. Gli lasciamo la botola? Minchia, ho finito la stamina. Abbattilo! Minchia se corre. Io c'ho l'armatura. Guardalo quanto corre, guarda. That bastard. Hai capito? Dai che lo acchiappo! Porca troia, ho finito la stamina. Vai! Cur! E quindi? Ah, vuoi fare a botte? E se ti scassassi la faccia? Oh mio Dio. Credo sia svenuto. E quindi? Signore? Sì, scusi. Io l'ho preso. Si sta riprendendo la roba. Credo sia un ladro. Oh! Che cosa? La minchia? Can't trust anyone these days. Here's a small reward. Thanks. Oh, grazie. 4 groschen. Vabbè, oh. Cosa? Ma come ti permetti? Dove cazzo volevi andare? No! Allora, parla. Ti è bastato? Attenzione, cosa vogliamo fare? Lo vogliamo abbattere? Lo uccidiamo? Cosa vuol dire tienilo e sparisci? Morirai per questo, attenzione! Avrebbe potuto finire peggio. Gliela concediamo la grazia? Lo graziamo? Potrebbe avere delle quest, delle sottoquest, ragazzi. Potrebbe redimersi e finalmente diventare un bravo uomo? Che ne dite? A morte. Give me excuses, you lousy thief. You'll die for that. Giustiziato di spada. Cosa è successo? Mi ciuccia. E niente. Colpo di grazia. Saccheggia. Che c'avevi? No, questo era proprio ladro. C'aveva i grimaldelli. Mi piglio tutto. Ma una cosa che volevo capire. Questo bastardo che adesso è andato per la sua strada, no? Sarà ancora qui? Sarà in zona? Volevo acchiapparlo e rubargli tutto quello che c'aveva. E io che volevo andare a imparare a leggere. Niente, mi è sparito dalla vista. Niente, non lo troveremo mai più, raga. Va bene, Pebbles. Pebbles. Guarda che bellino che arriva. Che carino. Io lo adoro, sto cavallo. Perfetto. Ora andiamo a imparare a leggere, raga. Ciupi, ti saluto che stacco, mi ha fatto piacere conoscerti e alla prossima. Prendi a pugno il prossimo bandito da parte mia, ma ben volentieri. Ma tanto adesso, ragazzi, stacco anch'io, perché mi devo svegliare poi domani mattina presto, devo fare un'altra live. Comunque io vi auguro un buon proseguimento, una buona notte, fate i buoni. Ciao a chi va.
Grazie mille per essere passati, ragazzi. Grazie mille al buon Toca per il raidino. Io la prima taverna? Bene. La taverna. Fatemi vedere se posso salvare in qualche modo. C'ho la grappa del salvatore. Non ho la grappa del salvatore. Devo andare a comprare la grappa. Qui c'è la taverna, beh. Salve. No, questo è l'abitante del villaggio. Salve. Mercante, tu hai la grappa? Good day to you. Good day to you too. L'uomo claudicante. Ah, è vero che qua c'è una quest. C'hai la grappa? Non hai la grappa del salvatore. Sei una vergogna. Ah, sai che ce l'hai. Tiè. Scusami. Ma boh, te ne compro una, va. Contrattiamo però, perché 131 per una grappa mi sembra un po' eccessivo. Well, we can try it. We can try it. Ti do 115. What about this? Well, a little more, we'll call it. Mazzo, che taccagno. Io. Non lui. Is this enough? That's not enough. Sti cazzi, non ce li metti? Va bene, va, 125. I'll go for that. Ci sto, bello. Che poi, teoricamente, se non sbaglio, non dovrebbe neanche più esserci il caso di salvare con la grappa del salvatore. No, consuma. Partita salvata. Basterebbe fare così, salvare e tornare al menu. Ma io, siccome non mi fido, mi bevo una buona grappina che non fa mai male. Anche se io sono stemio nella realtà. Non si direbbe, perché sono bruciato nel cervello. Ma quello è tutto l'alcol che ho bevuto in precedenza. Vi auguro tanta fortuna, ragazzi. Così potete giocare tranquilli a The Binding of Isaac. E vi auguro una buona notte. Vi auguro tante belle cose, tutto l'amore del mondo, le coccole, tutto. Cercate di passare una buona giornata domani. Ma prima ancora, una buonanotte. Ciao belli. Ah, Toca. Grazie per il ride. Grazie mille per i follow. Grazie mille per le sub.